Prima di cominciare, per chi non mi conosce, vi dico giusto due cose su chi sono. Sono un open source advocate, eccomi, che è la figura che all'interno della comunità si occupa di fare promozione. Quello che in Fedora, per chi è dell'ambiente, è il Fedora Ambassador, per capirsi. Quindi un advocate partecipa, organizza eventi di questo tipo e cerca di fare promozione, ma soprattutto di portare nuovi utenti non soltanto ad utilizzare la distribuzione, che per carità è sicuramente un risultato importante, ma anche deve provare a portare nuovi utenti che contribuiscano direttamente in modo quindi attivo al progetto. Sono anche un membro TDF, che è la fondazione che sta alle spalle di LibreOffice. Sono anche il vicepresidente e anche il CTO spintaneamente nominato dell'associazione Libre Italia, che è l'associazione italiana che si occupa della promozione di LibreOffice, e mi guadagno da vivere lavorando nella divisione LibreOffice di Studio Storti, che 200 metri più avanti, no, 200 no, ma insomma più o meno, siamo lì. Ok, parlando della distribuzione, brevissimamente due righe di storia, giusto per capire la solita diatriba sul nome, su chi c'è dietro la distribuzione, il progetto, quindi quattro date messe in croce, che però vi permettono di capire. Intanto OpenSUSE, SUSE è l'acronimo impronunciabile, non conosco il tedesco e tutte le volte mi ci impasto, portate pazienza. Comunque, la distribuzione nasce nel 92 e, come leggete, in realtà non era una distribuzione vera e propria, ma inizialmente era un insieme di pacchetti aggiuntivi per Slackware. Slackware e poi Slash. Quindi si basa fondamentalmente su questo sistema e su quello che è il concetto che c'è dietro a distribuzioni di questo tipo. Slackware è una distribuzione molto più cruda e molto più incentrata sulla distinzione netta che ci deve essere tra l'utente e chi amministra il sistema. E questa conformazione è comunque rimasta anche in OpenSUSE. In effetti, come trovate in altre distribuzioni, di solito non di uso di grande distribuzione, scusate il gioco di parole, trovate una distinzione netta di utenti, e infatti in OpenSUSE trovate l'utente root e l'utente che poi avete creato nel sistema. Alcuni si lamentano di questo aspetto perché per eseguire tutte le operazioni di amministrazione è sempre richiesta la password di root. Per carità, potete anche abilitare il sudo e lavorate con quello, però come impostazione di base avete i due utenti che quindi devono in teoria eseguire delle operazioni ben differenziate. Il sistema si basa sui pacchetti RPM, quindi per chi ha familiarità con questa tipologia di pacchetti, il pacchetto è un formato standard, quindi non troverete grosse differenze con le altre distribuzioni che utilizzano RPM. Per chi è abituato a lavorare con i deb, vabbè, fatemene una ragione, RPM standard, deb no, ok, chiudo il momento ultra. Va bene. Sempre parlando di storia, la distribuzione è stata acquisita nel 2003 da Novell e successivamente nel 2005 si ha una divisione SUSE che segue questa porzione del progetto. E come distribuzione OpenSUSE, quindi con il nome OpenSUSE, non SUSE, possiamo far risalire il progetto al 2007. L'ultima nota che contraddistingue la distribuzione è questa bellissima mascotte, che è un camaleonte e che si chiama Geeko.
E poi ovviamente la comunità spesso gioca con il nome geek, geeko, il camaleonte e così via. In effetti la distribuzione è una distribuzione camaleontica, perché vi permette di utilizzarla, in tantissimi modi differenti. L'utente finale, per come ormai è stata configurata e sviluppata la distribuzione, può utilizzare interamente il sistema da interfaccia grafica e non ha volendo la minima necessità di utilizzare il terminale. Per chi invece ha bisogno di qualcosa di un pochino più solido e magari non può fare a meno di utilizzare il terminale, ovviamente il sistema è un sistema solido e vi mette a disposizione tutti i possibili tool che possono venirvi in mente. E parlando della distribuzione, più o meno abbiamo accennato un po' al discorso anche prima di iniziare, la distribuzione viene rilasciata in due versioni differenti, la versione LIP e la versione Tumbleweed. Inizialmente la distribuzione non aveva questa distinzione così netta. Avevamo diverse versioni disponibili, c'era una versione stabile, c'era una versione in sviluppo che veniva definita Factory, e poi c'era comunque una distribuzione chiamata Evergreen, che era una versione della distribuzione con supporto più lungo, un LTS. Poi alcuni utenti e contributori del progetto hanno iniziato a lavorare a una versione che fosse più semplice da gestire, soprattutto negli aggiornamenti, e che si portasse dietro il concetto di aggiornamento continuo. E così è nata Tumbleweed. Tumbleweed era una versione rolling, come dice il nome stesso. Di OpenSUSE, quindi non c'era bisogno di passare da una versione alla successiva con i vari rilasci, ma i pacchetti venivano costantemente aggiornati quando ovviamente chi gestiva quei repo riteneva che il pacchetto fosse maturo per entrare all'interno della distribuzione. Visto che il concetto comunque piaceva agli utenti, la comunità ha deciso di mettere a disposizione due versioni della distribuzione, due versioni ufficiali, che sono appunto OpenSUSE LIP e OpenSUSE Tumbleweed. LIP è qualcosa di nuovo, è un nuovo nome che trovate proprio con questa versione di OpenSUSE. L'ultima che probabilmente avrete anche sentito nominare era OpenSUSE 13.2, che era appunto la classica versione stabile rilasciata secondo il vecchio criterio. Cosa è cambiato con questa versione? A parte il nome, in realtà è cambiato completamente il modo di sviluppare la distribuzione. Prima il progetto veniva gestito interamente dalla comunità, con contributi chiaramente anche di personale di SUSE, perché è chiaro che sì, il progetto è un progetto indipendente, ma ha sempre un legame con la distribuzione. Con supporto e assistenza a pagamento. Quindi l'idea è esattamente questa: perché non mette a disposizione degli utenti le competenze e il valore aggiunto che è possibile trovare in SUSE? E così è nata LIP. OpenSUSE LIP vi mette a disposizione dei pacchetti che arrivano anche da SUSE e che quindi hanno tutti i test che di solito vengono effettuati da chi ovviamente il prodotto lo vende, deve essere certo al 100% che la distribuzione non esploda ad ogni minima interazione dell'utente col sistema. E ovviamente è stato fatto un lavoro molto forte di integrazione, perché prima comunque OpenSUSE aveva il suo percorso di sviluppo, la sua infrastruttura di sviluppo, e ora il lavoro che è stato fatto è stato soprattutto incentrato sull'integrazione necessaria per far sì che i due progetti, le due infrastrutture di sviluppo potessero confluire in un unico progetto che fosse comunque utilizzabile sia da utenti professionisti che cercano magari anche il prodotto con l'assistenza, sia però dall'utente comune che vuole soltanto una distribuzione e non è interessato all'assistenza aggiuntiva.
E questo è proprio tutto il lavoro che è stato fatto con OpenSUSE LEAP. Quindi tutte le nuove versioni che troverete marchiate come LEAP sono chiaramente delle versioni molto più stabili, in cui i pacchetti sono testati fino all'impossibile, perché chiaramente il prodotto deve essere stabile. E in più però hanno anche i contributi che arrivano dalla comunità. Quindi hanno anche quell'innovazione che arriva da progetti, magari da pacchetti portati da progetti sviluppati magari direttamente dagli utenti. Ovviamente non dovete pensare che ora i pacchetti che finiscono in LEAP siano pacchetti o vecchissimi come versione o magari che contengono funzionalità stravaganti che rischiano di far esplodere la distribuzione ad ogni minimo utilizzo. I pacchetti si testano anche tramite alcuni strumenti che vedremo tra poco e vi mettono a disposizione un prodotto che è stabile, perché la stabilità è sempre uno dei motti portati avanti dal progetto, ma che sia comunque un prodotto completo, affidabile e che permetta all'utente di avere la versatilità che magari altre distribuzioni non gli mettono a disposizione. Abbiamo parlato anche di Tumbleweed. Bene, vi dicevo, Tumbleweed inizialmente veniva installata partendo da un'installazione di una versione stabile di OpenSUSE, su cui poi si dovevano installare dei repository aggiuntivi che permettevano quindi questo avanzamento di versione dei pacchetti molto più automatico e molto più veloce. Ora Tumbleweed viene proprio rilasciata come una ISO. Vengono rilasciati chiaramente una distribuzione rolling, quindi non avete la ISO come nel caso di LEAP, che è questa, e poi avete sì gli aggiornamenti, ma che sono quelli che vengono rilasciati dopo tutti i test di cui vi parlavo prima. Tumbleweed è una distribuzione rolling e quindi vengono rilasciati degli snapshot, delle ISO che sono appunto l'istantanea che viene ritenuta stabile dal gruppo di sviluppatori e che quindi viene rilasciata come nuova ISO disponibile. Quindi quello che potete fare è scaricare lo snapshot corrente, e è per questo che non vi ho portato la ISO di Tumbleweed, perché chiaramente o la scaricavo stamattina o molto probabilmente sarebbe stato già uno snapshot vecchio della distribuzione. Quindi o utilizzate lo snapshot oppure, dopo averla installata, non dovete far altro che utilizzare gli strumenti di aggiornamento e eseguire gli aggiornamenti di versione. Piccola nota: sicuramente LEAP è una versione molto stabile del prodotto e, come dire, in ambienti di produzione potete utilizzarla senza alcun problema. Con Tumbleweed dovete avere un pochino di accortezza in più. I pacchetti che finiscono in Tumbleweed non sono i pacchetti della versione in sviluppo che si chiamava Factory, e insomma il nome in codice è rimasto quello. Sono comunque dei pacchetti testati, però rispetto alla stabilità di LEAP stiamo parlando di tutt'altra cosa. Quindi la macchina che sta in produzione magari la teniamo con LEAP. La macchina per farci i test possiamo tenerla con Tumbleweed, oppure io ho la macchina di lavoro con Tumbleweed e, a mio rischio e pericolo, quando eseguo gli aggiornamenti controllo prima che cosa il sistema mi propone di aggiornare e poi decido come fare l'avanzamento. Ok, io sto facendo una cosa che non andrebbe fatta. Per le macchine in produzione vi consiglio chiaramente LEAP, però visto che siamo in un LUG dove in teoria insomma ci dovrebbero essere persone interessate anche a provare qualcosa di nuovo, ecco, in questo caso sperimentate pure, perché comunque la distribuzione funziona, la macchina funziona e non vi salta per aria ad ogni minimo aggiornamento. Come rilasci di Tumbleweed di solito abbiamo uno snapshot nuovo ogni 2 o 3 giorni, quindi rispetto a LEAP l'aggiornamento è molto più frequente, però avete comunque la possibilità di avere sempre una distribuzione con le ultimissime versioni dei vari pacchetti, delle varie applicazioni.
Parlando di requisiti, come vedete non ci sono grandiose richieste a livello di hardware. Mi si è questa cosa non mi piace, ok. Va bene, lavorando con LibreOffice tutti i giorni è un piacere vedere quando, boh, per qualche oscuro motivo mi si è spostato. Va bene, ok. Questa è la vendetta del software. Comunque. Parlando di requisiti, come vedete, non ci sono particolari richieste a livello di hardware. Ormai siamo più o meno sullo standard per tutte le distribuzioni. Si raccomandano almeno 2 giga di RAM perché se vogliamo fare qualcosa di un pochino più spinto anche a livello di grafica, siamo un po' poveri sotto. A livello di processore, si supportano ancora dei Pentium 4, quindi tutto sommato ci siamo. L'unica annotazione che vi faccio è se avete macchine 32 bit, assicuratevi che la macchina vi permetta di installare distribuzioni 64 bit, perché ormai con il passaggio a Leap e a Tumbleweed come versione ufficiale, non come repository aggiuntivi, è stato deciso, si è deciso insomma di tagliare il supporto ai 32 bit puri e crudi. Quindi, ok, a livello di thresher abbiamo un problema, questo è chiaro, però prima o poi dovremo decidere di mollare questi 32 bit e di mandarli definitivamente in pensione. Quindi, se state cercando di riesumare una macchina che non vi permette di installare sistemi operativi a 64 bit, vi dico già in partenza che con OpenSUSE non c'è possibilità. Rivolgetevi alla concorrenza. Se invece avete comunque un sistema che vi permette, un hardware che vi permette di installare sistemi operativi 64 bit, andate tranquilli, perché come vedete a livello di requisiti di spazio, di RAM e anche di scheda video non ci sono grandiose richieste. Sarei curioso di vedere se qualcuno ha una macchina a 32 bit. Secondo me, Solo 32? Scusa. sì, ma Ce ne sono, oppure potrebbero essere magari i netbook che andavano qualche anno fa, dove magari il processore è un Atom e ok, lì manca il supporto. Sì. Questo non ho alternative da suggerirvi se non se proprio volete provare OpenSUSE, provare la versione precedente, la 13.2 che ha ancora il supporto per i 32 bit. Ok, ho già visto che la slide successiva ha lo stesso problema di questa, la cosa mi infastidisce notevolmente. Dunque, KDE Connect. Vi dicevo che la distribuzione è comunque incentrata su KDE, poi potete utilizzarci anche altro, però KDE Connect in realtà è uno strumento interessante, utile, che vi permette di collegarvi con il vostro smartphone, che deve essere Android, che può essere un BlackBerry, ma mandate in pensione. Oppure un iPhone. È un protocollo che vi permette in modo sicuro di gestire anche le notifiche tra il dispositivo e il sistema e vi permette anche di utilizzare il telefono come telecomando per le varie applicazioni. Effettivamente è uno strumento interessante e questa non è prerogativa ovviamente solo di OpenSUSE, ma è possibile utilizzarla in tutte le distribuzioni che vi permettono di installarci decentemente KDE. Ok, Yast è sicuramente il fiore all'occhiello della distribuzione. Quanti di voi non ne hanno mai sentito parlare? Ok, perfetto. Bene, questa è la videata la schermata che vedete quando caricate questo strumento. E dovete immaginarlo come, per chi arriva da Windows, uno strumento che concentra le informazioni che trovate nel pannello di controllo e in risorse di sistema, nel senso che da un'unica interfaccia grafica
potete andare a gestire l'aggiornamento software, tutte le periferiche, tutte le configurazioni, che siano di rete, che siano in generale di periferiche, che siano anche configurazioni a livello di servizi. Potete gestire tutto ciò che vi può venire in mente direttamente dagli ASTO. Poi questa è la versione classica base di YAST. Poi in realtà ci sono una serie di plugin aggiuntivi che vi permettono quindi di integrare ulteriori moduli che magari non sono installati come installazione di base, perché magari vi forniscono il supporto per qualcosa di un po' più esoterico utilizzato da un ristretto numero di utenti. Perché vi parlo di questo strumento? Perché intanto è uno strumento potentissimo che vi permette di amministrare il sistema senza dover scrivere una riga che sia una nel terminale. Quindi per l'utente che non se la sente di interagire con lo schermo scuro e scrivere comandi magici, sicuramente questo è uno strumento molto utile che diminuisce l'impatto effetto treno che di solito si ha con il passaggio da Windows a una distribuzione Linux. Mi piace parlare di questo prodotto anche perché prima era un prodotto proprietario di SUSE, che giustamente, vista la validità del prodotto e l'importanza di questo prodotto, ha deciso di renderlo open source e di metterlo a disposizione di chiunque. Quindi volendo, se andate nel Git di OpenSUSE, potete scaricarvi tranquillamente sorgenti e magari ricompilarvelo e riadattarvelo per altre distribuzioni, perché no, liberissimi di farlo. Tra l'altro, YAST, ora questo lo vedete con questa schermata, lo vedete con l'interfaccia grafica di KDE. In realtà potete utilizzarlo anche con NCourses, quindi volendo, sempre da terminale, invece di digitare tutto completamente a manina, avete un ausilio in più, che però non è l'interfaccia grafica per i puristi che non vogliono toccare le interfacce. Quindi, vi dicevo, vi mette a disposizione un sacco di moduli, un sacco di informazioni utili, tutte a disposizione in un'unica interfaccia, che vi velocizzano sicuramente la gestione del sistema. Pensiamo a uno strumento del genere magari da utilizzare all'interno di un'installazione server, dove chiaramente non andiamo di GUI, ma andiamo di magari NCourses o direttamente da riga di comando, perché no? Però a livello di magari installazione server, avere a disposizione uno strumento del genere che in pochissimo tempo ci fa configurare tutto, beh, sicuramente toglie un po' di grane al povero sistemista che magari deve gestire tutto. Quindi non vedete questo strumento soltanto come l'oggetto luccicoso per l'utente che vorrebbe ma non se la sente di toccare il terminale, ma vedetelo comunque come uno strumento che torna utile anche a chi è abituato ad utilizzare il terminale. Oltre a questo strumento vi ho parlato più volte di repo, repository, ok, va bene, ancora penso che sia la risoluzione con il proiettore a questo punto, perché l'ho provata prima di collegare il proiettore e andava, vabbè, comunque le slide ve le lascio, quindi non c'è problema. Dunque, il sistema vi mette a disposizione, vi dicevo, tutta una serie di pacchetti già pronti e disponibili che rendono comunque completa la distribuzione. Esistono però chiaramente dei repository aggiuntivi ufficiali che vi forniscono magari delle versioni più aggiornate dei pacchetti, oppure vi forniscono altri pacchetti che giustamente ho premuto il tasto schermo nero, scusate. Vi dicevo, vi forniscono altri pacchetti che normalmente non sono a disposizione nell'installazione classica. Pacchetti che possono essere magari dei pacchetti relativi a VLC. Per VLC c'è un repo aggiuntivo dove trovate anche le compilazioni, le solite nightly build dei sorgenti, che possono tornare utili non tanto per
l'utente che sta lì a compilarsi sempre l'ultima versione dell'applicazione, ma magari possono tornare utili quando abbiamo necessità particolari e ci serve effettivamente una versione più aggiornata di quella che potrebbe essere disponibile all'interno del sistema. Poi ci sono i soliti repo con i driver proprietari. Normalmente OpenSUSE vi mette a disposizione le versioni open dei driver, con alcune schede o le prendi a martellate o non vanno, e quindi chiaramente la comunità si è messa l'anima in pace e ha realizzato un paio di repo specifici per avere comunque il supporto con i vari driver per schede che insomma, dovrebbero essere un po' più performanti, ma che non è detto che funzionino sempre al primo colpo. Poi ci sono anche una serie di repo aggiuntivi specifici di alcuni software. Questi repo magari spesso sono manutenuti non soltanto dalla comunità di OpenSUSE, ma sono gestiti in collaborazione con la comunità che sviluppa il prodotto. E quindi, ad esempio, abbiamo il repo per Mozilla e tutti i prodotti di casa Mozilla. Ci sono i repo aggiuntivi per LibreOffice, ci sono i repo aggiuntivi dove trovate Wine, oppure una serie, questo in particolare, una serie di pacchetti in più con sempre versioni più aggiornate di kernel, aggiornamenti di sicurezza e tutto ciò che ha a che fare con la virtualizzazione. Ho lasciato per ultimo Pacman perché questo è il repository più famoso della distribuzione, repository aggiuntivo più famoso, che è suddiviso a sua volta in altri quattro sotto-repository che possono comunque essere anche installati in un'unica soluzione, quindi il tutto Pacman, quello che trovate nelle guide chiamate in questo modo, e quindi quel pacchetto vi fornisce tutta, scusate, quel repo vi fornisce tutta quella serie di pacchetti aggiuntivi legati alla multimedialità, ai anche giochi, perché insomma la distribuzione non deve essere solo tristezza e lavoro, ma può essere anche svago. E di solito, almeno nelle installazioni che faccio io, dove magari non devo fare attenzione a limare il mega sulla macchina, installo direttamente tutto il repo completo e così ho a disposizione tutti i quattro sottoarchivi. Nella riga sotto vi ho mostrato quella che è la soluzione da terminale per aggiungere un repo. Poi comunque negli opuscoli che vi ho portato trovate anche poi tutte le spiegazioni dettagliate. Zipper è il gestore dei pacchetti, il package manager di OpenSUSE, e questo è quello che è andato a scrivere per aggiungere un repo per forzare l'aggiornamento dei pacchetti e vabbè, in questo caso gli ho dato il nome Pacman. Poi il dettaglio di come si gestiscono lo trovate tranquillamente negli opuscoli che vi ho portato, oppure da Yast dovete semplicemente passare l'URL del repo e poi in automatico si assegna il nome, vi permette di inserire le opzioni per abilitarlo in modo automatico e così via. Quindi comunque da Yast andate a gestire tutte le possibili configurazioni del gestore dei pacchetti. Alla fine Yast funziona anche come interfaccia grafica al gestore dei pacchetti. Ma quindi una volta che aggiungi Pacman, e Sì, allora poi una volta che aggiorni, ti aggiorno sempre da quel No, in indirizzo lì, realtà o ci no. sono anche gli altri Ci indirizzi sono anche gli altri repo. A meno che non si vada a modificare la priorità dei repo, e quindi lì andiamo noi a forzare qual è il repository da utilizzare, quando andiamo a fare un aggiornamento manuale o se invece stiamo facendo un aggiornamento fatto automaticamente dal sistema, il sistema non fa altro che cercare all'interno di tutti i repo che sono abilitati e vedere qual è la versione più nuova disponibile di un eventuale pacchetto installato. Per
Quindi se io non forzo il sistema, il gestore dei pacchetti andrà a cercare in Pacman e in tutti gli altri repo che sono stati configurati, quali sono le versioni eventualmente più nuove dei pacchetti installati. Se invece vado a modificare la priorità, di gestione dei repo, allora lì sono io che decido se magari voglio prendere gli aggiornamenti di un determinato pacchetto solo e esclusivamente da un repo, oppure voglio cercare sempre prima all'interno di uno specifico repository andando a dare una priorità più bassa ad altri presenti. Quindi posso anche giocare su questi dettagli, però normalmente il sistema mi propone tra tutti i repository presenti e abilitati la versione più aggiornata dei pacchetti, pacchetti che ovviamente ho già installato, altrimenti non è che mi installa a caso altra roba. Il Cioè, in realtà sì, gestore. passa tutti praticamente, cioè potrebbe trovare una versione più aggiornata su un Miro di un programma e un'altra più aggiornata su un Questi altro. non sono Mi mirror, spiega sono repository cos'è? per i pacchetti. Non è semplicemente una copia del pacchetto, non è un mirror, è un archivio aggiuntivo di pacchetti. Quando andiamo a fare un aggiornamento, quello che fa il sistema è fare un refresh, non mi viene il termine in italiano, aiuto. Vabbè, ok, ci siamo capiti. Una lettura, una scansione dei repository che sono presenti all'interno insomma, configurati e abilitati all'interno del sistema. Di questi vede se ho aggiornamenti e in quel caso mi propone l'aggiornamento della distribuzione. Questa gestione di ricerca e proposizione dell'aggiornamento ovviamente non è che viene fatto scansionando la lista di tutti i pacchetti presenti, perché altrimenti siamo lì. Caffè, cappuccino, cornetto, in attesa che il sistema cerchi soltanto gli aggiornamenti. Ci sono una serie di algoritmi matematici che vengono utilizzati da Zipper che permettono di velocizzare questa fase anche tramite delle cache di servizio, ma non solo cache. In gergo matematico, Zipper è quello che viene definito un SAT solver. E qui vi lascio perché non voglio tediarvi sul concetto di SAT solver, non vi voglio così male. Sono comunque le 9 e tre quarti e no, no, dopo una giornata di lavoro ve la risparmio. Nel caso però vi posso fornire approfondimenti sul concetto di SAT solver. I matematici ne vanno pazzi. Comunque sappiate che utilizza una serie di algoritmi di predizione e di valutazione di ciò che c'è all'interno dei repository per trovare più velocemente l'eventuale pacchetto aggiornato. Altri dubbi, domande, curiosità su questi concetti, su quanto abbiamo visto finora? Ok, progetti. Se magari accendessi il telecomando. Ok. All'interno di OpenSUSE, inteso non tanto come distribuzione ma come progetto in generale, ci sono anche altri sottoprogetti. Vi dicevo prima, Tumbleweed inizialmente era nato come progetto portato avanti inizialmente da un utente e poi da altri contributori che avevano visto la validità di le potenzialità di questa versione rolling della distribuzione. Uno dei progetti è legato all'educazione e alle scuole. Si chiama OpenSUSE Education e non è altro che una versione di OpenSUSE in cui vengono già aggiunte una serie di pacchetti pensati per le scuole. Non dovete vedere questo progetto come un progetto antagonista di si chiama quello di Ubuntu? Edubuntu, grazie. Non mi veniva il nome pure. Siamo abbastanza vicini, ok? Quindi non dovete vedere questo progetto come un progetto antagonista, perché in realtà l'idea che c'è dietro OpenSUSE Education non è tanto di spingere OpenSUSE e fare in modo che l'utente anche a scuola inizi ad utilizzare OpenSUSE. L'idea è di far sapere che ci sono comunque anche in Linux delle applicazioni pensate per la scuola
E quindi l'idea è più di fare promozione su quello che c'è, tant'è vero che spesso si collabora felicemente a braccetto con il team di Ubuntu e non volano coltelli né piatti, ve l'assicuro. Quindi sicuramente avete la possibilità di installare anche questa versione già arricchita di OpenSUSE, ma ripeto, l'idea che c'è dietro è quella di portare anche nel mondo scolastico l'utilizzo di prodotti open source e delle distribuzioni di Linux. Poi un altro progetto sempre legato ad OpenSUSE è legato all'interazione con la comunità. Il Connect è lo strumento che viene utilizzato dalla comunità non soltanto per fare promozione, ma anche per interagire e gestire anche dei processi decisionali della comunità. Ad esempio, è lo strumento che viene utilizzato per le lezioni. Quando ci sono le lezioni, i membri della comunità che sono riconosciuti come membri attivi, perché sono dei membri che partecipano, che fanno qualcosa quindi all'interno della comunità, hanno diritto di voto e quindi possono tranquillamente utilizzare lo strumento per decidere, per esprimere il proprio voto. Quindi non vedetelo soltanto come il social network di OpenSUSE, della comunità di OpenSUSE, ma considerate che comunque è uno strumento utilizzato anche nella vita quotidiana del progetto e degli utenti che partecipano. Tutti questi prodotti, quindi anche Connect, sono disponibili su Git e volendo potete riadattarli, contribuire allo sviluppo. Quindi se qualcuno di voi fosse interessato a questo tipo di strumenti, sappiate che i sorgenti sono disponibili e potete comunque interagirci. Un altro strumento che mi piace sempre presentare è OpenQA, che è lo strumento che viene utilizzato quotidianamente da chi gestisce il prodotto per effettuare tutta una serie di test sulla distribuzione. Questo strumento è stato inizialmente pensato per fare dei meri test sulle funzionalità presenti e vi permette di fare quindi il test sia del sistema operativo anche in fase di installazione, sia anche delle singole applicazioni grafiche, e poi volendo c'è anche la possibilità di fare dei test a livello di console, quindi su applicazioni che magari funzionano con script o che non hanno una vera e propria interfaccia, ma appunto funzionano soltanto tramite terminale. E inizialmente veniva utilizzato da OpenSUSE per fare i test su Tumbleweed. Poi effettivamente si è visto il vantaggio e la potenzialità di questo strumento e quindi si è deciso di utilizzarlo sia per i test su Tumbleweed sia per i test su Leap, e ora è uno strumento che viene utilizzato direttamente anche da SUSE per testare i propri pacchetti. Ci sono delle istanze anche di Red Hat che utilizza lo stesso strumento per fare tutti i test e i controlli di qualità sulla distribuzione e sui pacchetti. Quindi il prodotto è inserito all'interno di un progetto più ampio dove questa fase di test automatico ci permette poi di trovare eventuali bug, eventuali problemi che magari con un test manuale non vengono rilevati, perché magari c'è bisogno di fare dei test specifici e andare proprio a trovare quella funzionalità che ha il bug, oppure ci permettono, come vi dicevo, di fare dei test a livello di console, quindi a livello di script, a livello di script di installazione, script di amministrazione. Quindi tramite questo strumento riusciamo ad avere un prodotto che sia realmente testato in modo approfondito. Vi faccio vedere qualche screenshot. Prima vi dicevo, non c'è bisogno di fare il video dell'installazione, perché tramite questo strumento possiamo anche andare a fare direttamente gli screenshot oppure direttamente le riprese. Lo strumento non fa altro che
virtualizzare in questo caso il sistema operativo e magari simulare l'installazione e poi andare ad eseguire tramite le configurazioni che gli passiamo noi i vari click che l'utente andrebbe a fare o dovrebbe andare a fare sulle singole interfacce. Quindi nel test noi andiamo a configurare quali sono gli input che l'utente va a dare all'interfaccia e qual è il risultato atteso. E poi lo strumento, tramite una serie di algoritmi di riconoscimento, valuta il risultato atteso e il risultato reale e quindi vi permette di avere l'avanzamento della procedura oppure l'interruzione nel caso in cui non ci sia questa corrispondenza fra risultato atteso e risultato corrente. E visto che è lì che fa la simulazione, fa anche la registrazione. Quindi lo strumento è anche molto utile perché permette di effettuare una serie di video che possono anche essere utilizzati a scopo promozionale perché sono lì pronti a disposizione, permettono di effettuare gli screenshot delle applicazioni. E i test funzionano tutti in automatico, non c'è bisogno di stare lì in attesa che il test finisca. Ci sono poi una serie di pannelli di controllo che vi permettono con una barra verde e una barra rossa di vedere se quel particolare test che stavate seguendo, qui ad esempio c'è la lista dei test in esecuzione, in cascata, in sequenza uno dopo l'altro. Quindi avete uno strumento che in automatico vi permette di testare tutto e verificare che effettivamente il test sia stato superato. La stessa cosa si può fare, vi dicevo, per le applicazioni. Quindi anche in questo caso devo configurarmi il test e andare a progettare il test in modo tale che appunto l'applicazione automaticamente possa andare a verificare tutte le varie interazioni dell'utente. Però poi, fatto una volta, il test va in automatico e potrei farlo tranquillamente andando a compilarmi le nightly build dell'applicazione. Una volta che il test è configurato, se so che non ci sono modifiche o cambiamenti insomma all'interfaccia, il test è quello e lo faccio andare in automatico. Quindi vedo la versione Enterprise, cioè è disponibile anche quella in test? Allora, il software in realtà decidete voi che cosa deve andare a testare. Vi dicevo, ora viene utilizzato da Red Hat, viene utilizzato anche da SUSE, quindi sì, dipende da che cosa ci state andando a testare. In realtà ci potete testare anche un'altra distribuzione, non è per forza legato al mondo Open SUSE. Vi dicevo, Red Hat si è fatto la propria istanza. Potete tranquillamente scaricarvi i sorgenti di OpenQA, crearvi il vostro server su cui poi andate ad inserire le varie configurazioni che volete testare e poi il sistema sta su e fa i test che gli avete definito. E questa è la schermata dei test da console, quindi funzionano tutti allo stesso modo. C'è da capire un attimo all'inizio come vanno scritti i test, però c'è comunque la documentazione a disposizione, insomma, MAN, ecco, non è proprio MAN perché ci sono delle documentazioni già scritte, quindi un pochino più comode da consultare, però il succo è sempre quello, dovete decidere cosa volete testare, scrivere la configurazione e poi va da sé. E questa è l'interfaccia che vi viene mostrata per vedere effettivamente il risultato generale dei test. Quindi se vi interessa semplicemente andare a verificare se il test è stato superato o meno, vi basta questo. Se invece trovate che magari ci sono dei test che sono falliti o addirittura tutta la serie di test è stata bloccata perché magari l'errore ce l'avevo al primo, lì cliccate e avete il dettaglio e trovate il video della parte di test che è stata effettuata, trovate i vari log che vi dettagliano che cosa è stato fatto durante i test e soprattutto che cosa è andato storto. Quindi sicuramente anche questo è uno strumento molto potente, non soltanto per testare le distribuzioni ma anche per testare le applicazioni. Se magari state sviluppando qualche software in casa, avete uno strumento veramente potente che vi permette di fare tutti i test di QA e dormire tranquilli perché non dovete stare lì a manina a fare i test manuali, che insomma la vita è troppo breve per i test manuali, ecco. Quindi cerchiamo di automatizzare anche questi aspetti.
Vi dicevo, OpenQL è utilizzata da OpenSUSE per Tumbleweed e per Leap, è utilizzata anche da SUSE per le varie versioni. C'è anche Red Hat che sta utilizzando questo strumento, quindi in realtà OpenQA è uno strumento finora poco conosciuto ma con delle potenzialità veramente interessanti. Prima vi stavo accennando anche a OBS. Ecco, OBS insieme a questo, ok, vi permette, vi dicevo, di realizzare i vostri pacchetti personalizzati per, ad esempio, OpenSUSE. Dico ad esempio OpenSUSE perché in realtà il pacchetto lo potreste anche andare a realizzare per altre distribuzioni. Come? OBS vi richiede un file di configurazione che è uno sketch file. Chi utilizza RPM sa che cos'è, ma fondamentalmente è lo script di compilazione del pacchetto secondo le specifiche dello standard RPM, che però in realtà, se scritto a dovere, vi permette anche di creare dei pacchetti che non siano per forza in RPM, ma ad esempio anche dev. E quindi potreste fare il vostro software testato con OpenQA e compilato direttamente con OBS. Quindi con degli strumenti automatici avete la possibilità di scrivere il vostro software e avere i pacchetti pronti per le varie distribuzioni e testati con uno strumento potente come OpenQA. OBS vi permette di utilizzare o la potenza di calcolo della vostra macchina locale, oppure, come di solito si fa, andare ad utilizzare i server che vengono messi a disposizione da SUSE. Quindi, che cosa fate? Preparate questo script di compilazione, poi fate partire l'esecuzione di questi script e in automatico lo script verrà eseguito in remoto sulla batteria di server che vengono messi a disposizione da SUSE. E quindi chiaramente la potenza di calcolo non è esattamente quella che vi potete permettere con la vostra macchina di casa. Volendo, OBS potete anche in questo caso installarvelo su un vostro server e crearvi la vostra infrastruttura di compilazione. Quindi ancora una volta un altro strumento molto versatile che è open e che quindi potete riutilizzare e riciclare come meglio credete. E se utilizzate la versione messa a disposizione da SUSE e quindi disponibile anche in OpenSUSE, avete anche un modo molto rapido per creare magari la vostra pacchettizzazione del vostro software oppure la compilazione specifica dell'applicazione che magari non è presente nella valanga di repository messi a disposizione, e poi una volta che il pacchetto è stato compilato per la versione di OpenSUSE che vi interessa potete aggiungerlo ai vari repo disponibili all'interno del vostro sistema. E a questo punto avete magari il pacchetto che non era presente in OpenSUSE pronto e disponibile. L'aspetto positivo poi di questo sistema è che il pacchetto non sarà disponibile soltanto per voi, ma sarà messo a disposizione in un repository pubblico. Quindi chiunque potrebbe utilizzare i pacchetti che voi create con OBS e aggiungerli alla propria distribuzione. Qui in fondo si parlava di SUSE Studio. SUSE Studio è un altro strumento interessante di OpenSUSE che vi permette, in realtà di SUSE che però viene messo a disposizione di tutti, e vi dicevo, questo strumento vi permette di creare la vostra distribuzione personalizzata, gestita tutta in automatico con gli aggiornamenti e tutto quello che può venirvi in mente direttamente utilizzando questa infrastruttura di SUSE in questo caso. E la particolarità qual è? Intanto che vi permette ancora una volta, utilizzando un'interfaccia grafica, di gestire e di creare anche a partire proprio da zero la vostra distribuzione senza però dover impazzire con le classiche
distribuzioni che ci facciamo a mano from scratch, dove dobbiamo compilare questo mondo e quell'altro e sperare che l'ordine di compilazione sia quello giusto. Quindi non siamo a questo livello, non è richiesta una competenza di questo tipo, ma c'è comunque una comoda interfaccia grafica che vi permette di selezionare il sistema operativo di partenza e quindi avere già un insieme di pacchetti preconfigurati, perché ad esempio potreste partire da OpenSUSE Leap. E poi su quella distribuzione di partenza ci potete aggiungere magari i vostri repository e farvi direttamente la vostra ISO, che è già pronta e confezionata con Leap più i vostri repo, oppure Leap più i vari Pacman, oppure non so, altri repository che comunque utilizzate e che non avete voglia tutte le volte di mettervi ad aggiungere successivamente quando state facendo un'installazione. Quindi anche questo strumento è a disposizione, e l'unica richiesta che vi viene fatta è di creare un account, che però è un account gratis, che vi permette di accedere all'infrastruttura. Questo è l'unico vincolo. E SUSE Studio, vi dicevo, vi permette di creare la vostra ISO e giustamente, sempre nell'ottica della condivisione, vi permette di metterla a disposizione anche degli altri utenti. Quindi, volendo, un utente potrebbe partire dalla vostra distribuzione e aggiungere dell'altro, modificarla. Quindi, OpenSUSE non è soltanto una semplice distribuzione, ma è qualcosa di molto versatile. Il camaleonte non è una mascotte scelta così a caso, anzi, direi che di tutte le possibili mascotte questa è sicuramente la più calzante. E se vi venisse voglia di approfondire altro, spero di sì, trovate tutte le possibili informazioni da opensuse.org. Non vi lascio altri link, perché tanto poi da lì trovate tutti i riferimenti al wiki, dove ci sono le guide, dove ci sono le altre informazioni su come contribuire al progetto. Trovate il link per scaricare le ISO, se magari qualcuno avesse voglia di scaricarsi Tumbleweed. Trovate anche un altro strumento che è una sorta di motore di ricerca dei repo disponibili, che è software.consuse.org, ma appunto lo raggiungete anche da qui. E quella è un'interfaccia, un motore di ricerca che vi permette di cercare tra i vari repository che sono stati, allora, quelli ufficiali e quelli che sono stati creati con OBS, ma la versione chiaramente di OpenSUSE, non quella vostra installata localmente, e vi permettono di andare a cercare, digitando il nome dell'applicazione che vi interessa, quali sono gli eventuali repo disponibili ufficiali o creati dagli utenti che vi mettono a disposizione quel pacchetto. Ok, ci sono domande? Spero di sì. Curiosità, dubbi? Io vorrei sapere perché Emanuele usa ancora Ubuntu. Emanuele usa ancora Ubuntu perché al lavoro ci facevano usare Ubuntu. Però in realtà il numero di camaleonti che si aggirano per l'ufficio stanno aumentando. Esatto. Ci siamo nascosti bene, stiamo uscendo allo scoperto, però sì. Ormai passerà al lato verde della forza anche lui, sia per LibreOffice sia per la distribuzione. Yast, avevo visto prima, sì? Yast, io l'ho provato a installare qualche volta, poi provenendo da dei due pacchetti di web, gli RPM mi preoccupano un po'. Ma allora, questo razzismo è comprato di RPM. No, già so poco di web. A voler fare gli ultra, RPM sarebbe un formato standard, web no, però vabbè. No, io l'avevo installata, però poi alla fine ritornavo. Quanto tempo fa? Ma anche l'anno scorso l'ho installata, però dopo ho tenuto la settimana 15 giorni, prima difficoltà, sono tornato. Però siccome che KDE è la mia interfaccia grafica, penso che ci riprovo di nuovo. No, stavo dicendo che Yast assomiglia un po'
Mandriva, che c'era Apollo, no, quello dopo la main, no, era un po' il centro di controllo di Mate. Sulle c'è il centro di controllo. Storicamente parlando, vince gli Ast. Arriva prima. Yet another system tool. Esatto. Assomiglia a Mandriva un po' come... ma Mandriva non è di derivazione KDE, cioè aveva, usava KDE, per quello forse KDE, vedi la somiglianza. Dal punto di vista grafico aveva tante funzionalità, che anche questa c'era, cioè riesci a configurare molto a fondo il sistema. Ma questo però forse. Ancora vivo e vegeto. Mageia forse per la... Mageia che è una derivata del Mandriva. Mi pare di sì. Mandriva, Mageia. Sì, ok. Non sono talmente tanti. Sì, sì, sì. E gli somiglia abbastanza, proprio. Se ci fossero dubbi, curiosità che magari vi arrivano dopo aver metabolizzato le slide, scrivetemi pure. L'installazione di driver proprietari, quindi? L'installazione di driver proprietari si può fare, la risposta è dipende dalla scheda grafica, perché alcune vanno a liscio quell'olio. Il riconoscimento del driver lo fai in automatico oppure c'è una lista? Ad esempio, poi nel wiki è spiegato in dettaglio per le varie schede grafiche, quelle che sono già testate, ad esempio per l'Nvidia c'è già la lista di quelle che funzionano decentemente o anche bene con Nuvo, quelle che non vanno proprio, e quindi lì o installate il driver proprietario o la macchina ve la tenete in mezzo servizio. La stessa cosa vale per le API. In alcuni casi dovete per forza mettere il driver proprietario, in altre riuscite a farlo con i repo. Sicuramente a livello di supporto kernel siete messi bene, perché sia con LIP sia con Tumbleweed comunque avete versioni molto aggiornate di kernel, e questo sicuramente aiuta ad avere un supporto migliore con le schede grafiche. Poi il caso specifico purtroppo è sempre... In fase di installazione so che da parte come file system usa BTR file system. Se voglio sì. Sì, di default diciamo. Ma sì. Se io faccio installazioni di default so che crea un sacco di partizioni, o sbaglio? Sì, allora l'idea è comunque quella di tenere una partizione di boot separata, più una partizione per la root, più una partizione per la home, più vi genera in automatico quella di swap, poi ok, quella è la configurazione, il partizionamento consigliato, poi liberissimi di ignorarlo bellamente, rifarlo tutto a mano o sì, modificarlo. No, chiaramente si può customizzare, ma cioè, l'utente diciamo medio basso normalmente usa l'installazione di default, cioè sì, è anche procedono vero. I passaggi se non erro mi sembrava facesse anche una var, ma anche una parecchie predefinita, adesso mi viene il dubbio, è che di solito faccio sempre quella personalizzata, una home. Fa sicuramente la home e la swap, basta, secondo me fa solo quella. La bar non me lo ricordo. È un po' che non faccio quella predefinita. Vado a memoria, so che una volta avevo fatto un'installazione e ho visto che ce n'erano 6-7. Allora, che mi chiedevo come mai, perché come mai è sempre il solito discorso, la guerra di religione, quale ambiente grafico utilizzo, quale distribuzione utilizzo, il partizionamento, anche questo è un altro di quei temi da chiacchiere al bar giornate intere. Avere una boot separata dalla root e dalla home magari dà qualche garanzia in più nel caso in cui ci sia qualche problema. Nella peggiore delle ipotesi la home l'ho salvata, e se magari ho fatto qualche danno alla boot, ristallo quella e sono a posto. Sì, sì, sì.
La stessa cosa per la partizione di root, tenerla separata dal resto del sistema mi permette magari di aggiornare se sto installando qualcos'altro in modo un pochino più comodo. Se decidessi di, non è consigliato perché è un po' pericoloso, però se decidessi di utilizzare magari all'interno della stessa macchina più distribuzioni, potrei tenere una home condivisa tra diversi sistemi operativi con tutti gli accorgimenti del caso, però potrei farlo. Se ho invece la root e la home insieme, anche no, rischio di disintegrare il sistema tutte le volte. Le scelte di usare BTR di default, diciamo, che forse è diventato stabile da poco, forse, ma mai stato considerato. Allora, io ho avuto un'esperienza abbastanza negativa con BTRFS e lo snapper. Però vabbè. Allora, era una versione customizzata per SAP, stiamo parlando di SUSE Enterprise, non è, per cui una macchina non continuava a dare un IO error, IO error disk full, IO error. Non è bello. Ecco, però dava il 12% di utilizzo del disco. Cos'era successo? Che lo snapper continuava a fare le snapshot, ok? Continuava a fare le snapshot fino a quando ha riempito il disco. Cioè, cosa è successo? A un certo punto... Vabbè, il cliente aveva installato la macchina, dopo una settimana si è accorto che aveva l'orario sbagliato, ha sistemato l'orario, ma tutte le vecchie snapshot sono rimaste lì pendenti, per cui il disco era effettivamente pieno, ma il file system lo dava al 12%. Tu dici, vabbè, il problema c'è, sali con un CD, cancelli. No, cioè BTRFS montava i read-only e non mi faceva cancellare niente. Abbiamo dovuto reinstallare la macchina. Una macchina di produzione. Okay. Sono bei momenti, ecco. Sono sicuramente bei momenti. Che dire? Forse per me il TRF è tutta la vita, perché è un file system, secondo me, che ha delle potenzialità fantastiche. Sì, che avevano alcuni file system. Di utilizzazione dei file, di quantità di roba che ci può mettere dentro, assolutamente sì. Ma anche di movimentazione, perché... Assolutamente. Riprende un vecchio file system che c'era su un vecchio sistema obsoleto che era Advanced File System Digital, sì. Ecco, sì, che è uscito negli anni 80, 82, 83, per cui, e sono state riportate queste cose, per cui è una roba fantastica, cioè, aggiungi volumi, togli volumi, sì, a caldo, sì, file, disfabbrica, è sicuramente spettacolare. Io in tutta onestà ho deciso di adottarlo da questa versione, ho detto vabbè, sarà ora di testarlo, fidiamoci. No. Però fino alla 13.2 no, stavo un pochino più conservativa, ecco, e non mi fidavo neanche io, però ormai effettivamente è in giro da un po', quindi sarà il caso di iniziare. C'è una versione per ARM? Però mi pare di chiaramente la quantità di applicazioni che trovi, però sì, ci sono delle ISO disponibili. ARM cosa? Raspberry, per esempio. Sì, c'è la ISO sia per l'uno sia per il due. Però appunto lì la quantità di pacchetti poi dipende. Non mi pare che ci sia sta grande fermento su una versione per l'altra. Il problema di OpenSUSE è che in realtà la comunità è molto attiva, però è lì che lavora e fa vedere poco quello che fa, e questo è il problema. Quindi scrive in tedesco. Sono crocchi. C'è un problema, la risposta è in tedesco. Che vi devo dire, sono crocchi, lo so. Sono persone simpaticissime che bevono tanto, perché chiaramente. No, vabbè, battute a parte. Sì, effettivamente la distribuzione manca un po' di promozione. In Germania vanno come dei treni e ti piace vincere facile? Sì, assolutamente. Stiamo provando a portare. C'è anche SAP l'aiuta, non è che... Sì, ok. Però sì, l'idea è quella di cercare di coinvolgere un po' più
un numero maggiore di utenti, quello sicuramente, sia di utenti che semplicemente utilizzano la distro, sia anche di utenti che abbiano voglia di contribuire. Come in ogni distribuzione c'è bisogno di chi fa le traduzioni delle guide, chi le scrive, chi si mette di santa pazienza e magari si mette anche semplicemente a localizzare i materiali promozionali, perché anche quelli servono e farebbero comodo averli in italiano. Quindi insomma, da fare ce n'è tanto e ce n'è veramente per tutti. Anche a livello di grafica, se ci fosse qualcuno interessato a contribuire, c'è un fantastico kit anche lì a disposizione, ci provo sempre, lo stresso H24 ormai. Mi toglierei il saluto, ma d'altra parte sta la scrivania dietro, quindi è fregato. Ok, e quindi sì, ora battute a parte, anche se non gode della popolarità che può avere Ubuntu, sicuramente il prodotto è un prodotto valido e è un prodotto che merita se non altro un test. Poi è chiaro che in Ubuntu hanno investito moltissimo, Canonical ha investito moltissimo in promozione. Se pensiamo anche ai Linux Day di qualche anno fa, dove bastava dire io e arrivavano 100 CD così, anche per un evento microscopico, quindi sicuramente quello ha influito moltissimo. E vabbè, ringraziamo comunque il lavoro fatto da Canonical, perché è comunque promozione. Un po' di copyright per la Canonical. Vabbè, stanno chiudendo i rubinetti. Hanno fatto su Wikipedia c'è scritto che Suse ha degli accordi con Microsoft. Allora, le cose stanno così. In realtà Suse ha come azienda Novell, che è di proprietà di Attachmate, che ha delle partecipazioni di Microsoft. Questo è il giro del fumo. In realtà però non dovete pensare che la distribuzione è controllata da Microsoft, no. È chiaro che loro avranno il loro interesse ad avere comunque sviluppatori che hanno quelle conoscenze, che hanno quelle capacità, però il prodotto è open e nessuno vi vieta di farvi la vostra versione di distribuzione e andare avanti con lo sviluppo. Io ormai dormo sonni tranquilli e inizialmente facevo parte anch'io del club degli scettici, ma c'è Microsoft dietro, boh. Ma infatti è più da vedere, c'è la presenza di colossi come era Microsoft. Ormai stiamo dappertutto. In progetti come questi non è per controllo, ma più che altro per attingere, sì, a pacchetti già precompilati che possono utilizzare, sì. Apple insegna. Sì. Beh, banalmente sul discorso della virtualizzazione, cioè Microsoft vuole virtualizzare Suse come vuole virtualizzare Red Hat. Chiaro. Red Hat vuole virtualizzare Microsoft come vuole virtualizzare Suse, per cui è logico che sono tutti aperti in quel caso, perché lì c'è da guadagnare, ecco perché si sono aperti tutti, cioè non solo Suse e Novell, anche Red Hat, ma anche Microsoft, cioè, per cui conviene a tutti e due far collaborare, per cui. Sì, il progetto comunque è un progetto indipendente, anche a livello di organizzazione del progetto c'è un board che è composto da membri della comunità e da un massimo di due membri che sono dipendenti SUSE, e il progetto va in autonomia, c'è il board che più o meno gestisce le cose e poi c'è la comunità, che la comunità di chi partecipa, non solo di chi semplicemente ha installato la distribuzione, ma gli utenti che contribuiscono attivamente al progetto possono partecipare, candidarsi, ce n'è per tutti. Quindi sì, potete magari avere la paura dell'avvoltoio sulla spalliera, in realtà Microsoft sta lì e insomma lavoriamo tranquilli e non ci sono ingerenze nella gestione del prodotto di nessun tipo, quindi da questo punto di vista. Sì, esatto, non riescono a gestire il loro di staff, quindi dubito che si mettano a gestire lo staff di altri progetti, assolutamente no. Qualche altra curiosità?
Vedevo c'era scritto anche come sigle anche Power PC 64 bit. Allora, su G5 però non è G4. Sì, e poi il discorso è che con OBS puoi effettivamente compilarti le applicazioni per le architetture che vuoi, non hai grossi vincoli. Ora, la compilazione che fai direttamente dai server di OpenSUSE è stata un pochino limitata perché effettivamente sono tantissimi gli utenti che lo stanno utilizzando e quindi hanno dovuto razionalizzare un po' le risorse. Però se ci fosse la necessità di avere il supporto per una particolare architettura, beh, intanto si può chiedere alla comunità di mantenere quel supporto, se c'è interesse. Sono processori che sono montati su macchine che sono veramente valide, cioè a casa ne ho una a 12 anni e stanno su come dei treni, sì. Funziona meglio dell'ultimo che ho preso, che ne ha due, cioè veramente sì, sì. Siamo di fronte a un abisso, eppure sembra un computer di adesso, invece ha già 12 anni di vita sulle spalle. Sì. Sì, erano delle macchine veramente interessanti. Ti ha peccato doverle dismettere solo a te, sì. Non più supporto. È vero, è vero. Prima ho visto l'interazione con Android, in che senso? Connect ti permette di utilizzare di connetterti al dispositivo mobile, esatto, e di utilizzarlo ad esempio come telecomando per il sistema operativo. Interagisci direttamente non tanto con OpenSUSE quanto con KDE, quindi a livello di desktop riesci ad interagire con sono state sviluppate una serie di funzionalità che ti permettono di gestire il sistema direttamente da dispositivo mobile senza installare niente del telefonino. C'è un'applicazione da installare. Vabbè, con la sola imposizione delle mani no, ecco, sarebbe bello, ma anche no. Passi il telefono davanti al PC. C'è da preoccuparsi più che altro, ecco. Se semplicemente avvicinando il dispositivo a KDE. Ma il telefono fa tutto. Quindi, ma chi preferisce GNOME chiaramente può fare l'installazione, ma non è come succede in molte distribuzioni che l'ambiente desktop non di default funziona così. Allora, adesso no, fino a qualche versione fa assolutamente sì. Era una distribuzione pensata per KDE, venivano fatti molti più test su KDE e quindi quello andava meglio. Con l'utilizzo di OpenQA in effetti la cosa è migliorata, perché i test li fai in automatico e quindi ti accorgi meglio di eventuali problematiche. Il rapporto è molto stretto con KDE perché ci sono molti sviluppatori di OpenSUSE e di SUSE che sviluppano anche su KDE. È per questo che l'ambiente funziona veramente bene. Però ormai funziona bene allo stesso modo anche GNOME. Quindi, sì. C'è anche perché si è alleggerito GNOME rispetto a qualche versione. È sempre pesante rispetto a KDE. Però è già più leggero. Vabbè, la guerra dei desktop mi astengo perché no, ok. Vabbè. Troll tutta la vita, gli gnomi lasciamo nei boschi, vabbè, sì. Ok. Graficamente parlando, trova carta dietro, gnome 5, scusami? Sulle due versioni LIP. Su Tumbleweed dai Plasma 5. Sì, sì, esatto. Allora, la risposta è quella. No, funziona. Io adesso sto utilizzando Tumbleweed con Plasma 5 e funziona. Il discorso che però fa OpenSUSE è che Tumbleweed è comunque testata, non è la factory, quella in sviluppo. Quindi, se il pacchetto non si compila, io il pacchetto non te lo metto a disposizione. Quindi, un po' di tempo fa mi è sparito K-Snapshot, perché c'ha delle dipendenze non soddisfatte, quindi K-Snapshot adesso non ce l'ho. Quindi, ecco, sì, Plasma 5 c'è, il framework 5 ormai c'è, però poi bisogna vedere se le altre applicazioni che stiamo utilizzando reggono il passo
del resto del framework. Sarà da un annetto che suicida l'uomo che hanno cercato di impostarlo. Sì, però, il problema è che l'hanno completamente sconvolto, non è banale il lavoro fatto. Esatto, però vedo un sacco di gente che si lamentava da mesi che non funziona, guarda. Si cerca sempre di risolvere in qualche maniera. Però, come il passaggio da KDE 3 a 4 è stato un bagno di sangue. Una sì. Cosa impressionante. Ora, da 4 a 5 non è stato così devastante, però effettivamente c'è qualche applicazione che non è ancora stata portata al framework 5, quindi lì chiaramente se il pacchetto non c'è, non è che non vengono comunque inseriti nella distribuzione pacchetti che poi possano andare a rompere l'albero delle dipendenze, questo mai. Quando si installa il ISO mi trovo la versione vecchia comunque? Ti trovi, aspetta. O posso scegliere? Ah sì, comunque lo puoi scegliere. Però mi sembra che ci sia comunque a disposizione anche il 5. Adesso mi viene un dubbio. Ci devo andare a riguardare, non sono sicura. Poi graficamente sarà simile a 4, immagino. C'è sempre più cose trasparenti. Sì, beh, il concetto dei plasmodi ormai è dato per assodato, quindi sì. Ormai il sistema è quello. Poi sì, stanno riscrivendo tutto il framework che c'è sotto anche per riadattarlo a Qt5 e tutto il resto, però insomma è solo un avanzamento delle librerie. Per adesso sì. Stamattina stavo cercando una discussione. Direi di sì. E devo installare Windows. No, tra 4 e 5 onestamente ho notato la differenza. Ora su questa macchina ho un disco a stato solido, ok, però devo dire che tra la 4 e la 5 sì. Ho visto anche il progetto su Android di Open Plasma, di KDE, e sono molto più avanti di Ubuntu. Cioè, hanno fatto un pochissimo, adesso non so perché avevamo visto 5-6 mesi fa, e non so adesso che punto sono, ma sono partiti nell'ultimo anno, hanno visto che è poco di recente che è uscita questa cosa qua. C'è ancora un indipendenti, No, ma c'è già un passo avanti rispetto a Ubuntu su smart con KDE, ed è molto più bello anche. Sì, poi appunto a livello di estetica lì è tutto gusto personale. Tre anni che ci lavorano dietro e sembra che siamo da pochi mesi, insomma, che siamo fuori che riusciamo a fare un sistema operativo su Android su smartphone abbastanza funzionante. Potrei sembrare di parte. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ok. Qualche altra domanda? L'interfaccia grafica non mi ricordo più di installazione, la rinfrescatina sui passaggi delle partizioni dei dischi, allora dei lavori errati. Arrivo. Allora, qua ho una lip pronta. Grazie. Tua. Qualcun altro vuole la chiavetta? Ok. No, se vuoi. Adesso per fare la chiavetta. Ok. Ok, intanto
Dunque, arrivo. Sì, sistema. Allora, dunque, sì, ok, dunque, questo è quello che vi trovate davanti quando fate partire l'installazione, questa è la ISO di LIP. Comunque il succo poi è sempre quello. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è F2, così selezionate l'italiano, ammesso che non vogliate lasciare l'inglese. Sì, esatto. Fate attenzione quando selezionate, perché sia sopra ma soprattutto sotto l'italiano rischiate. Ok. Esatto, il click compulsivo è pericoloso. È pericoloso. Esatto. Poi, se ci fossero particolari esigenze, perché sapete che dovete passare qualche parametro particolare per il vostro hardware, potete comunque passarlo. Altrimenti, fate l'installazione. Ma, mi sono dimenticato di chiedere, ma il supporto, ad esempio adesso la versione LIP, a quanto è supportata? In che senso? No, nel senso che ad esempio Ubuntu, le versioni non LTS, dopo i 6-7 mesi che sono uscite, tolgono i repository, quindi non puoi più neanche no. installare un pacchetto. Allora, viene comunque mantenuto il discorso dell'Evergreen. In ogni caso, i cicli di rilascio di OpenSUSE sono un pochino più dilazionati. Normalmente erano 9 mesi. In realtà poi la comunità ha deciso di aumentare questo tempo e probabilmente si passerà a rilasci comunque annuali, anche perché non ha senso fare la corsa al pacchetto. Per chi vuole fare la corsa al pacchetto c'è Tumbleweed, ok? Per chi invece ha bisogno di una distribuzione con un po' di supporto in più, che però sia stabile e aggiornata, c'è LIP e quindi va benissimo avere... Quindi l'upgrade, cioè il passaggio della versione successiva? Allora, si può fare anche da versioni non contigue. Meglio di no, però normalmente si può direttamente fare l'aggiornamento o da YAST oppure da riga di comando con zipper, e si fa l'aggiornamento all'avanzamento di versione. Il sistema comunque, quando rileva che c'è la nuova versione disponibile, vi chiede: vuoi eseguire l'aggiornamento di versione? Clic. E qui torna utile avere magari una partizione home separata, perché hai visto mai che qualcosa possa andare storto? Poi ovviamente i backup non li facciamo mai, perché li facciamo per i clienti, ma per noi mai. Esatto. Quindi vabbè, scherzi a parte. Allora, la licenza è per cosa? Beh, è la solita licenza che deve essere messa, è praticamente presente in qualunque software. No. Cioè, installo Fedora o installo altre distribuzioni? Ha una sua licenza. Sì, ma non c'è una licenza da accettare, sarà implicita. Sarà implicita, ma la nascosta. È comunque software, non è che è rilasciato così per grazia divina. E quindi devi metterla una licenza. Tutto quanto ma non c'è. Non ci sono vincoli. Non ci sono vincoli strani o limitazioni, ci sono magari riferimenti sui marchi presenti, ci sono proprietari, quelle cose lì. Ci sono ecco una cosa, vabbè, non è questo il caso. Quando fate le installazioni, se vi capitasse di andare all'estero, ricordatevi che in America non potete andare con dischi cifrati. Si arrabbiano tanto, non lo fate, perché si arrabbiano tanto. Quindi nel caso ricordatevi... Cosa? Cifrati con il
Sì, però soffendono particolarmente. La stessa cosa, oddio, non a livello così esagerato, però comunque ci sono dei vincoli su che cosa potete installare o meno anche in Inghilterra. Quindi, ok, quella è una licenza che vi dice chi ha scritto cosa e quindi insomma chi ha il copyright di cosa. Infatti è un problema se io entro con il disco cifrato, però posso farlo passare da un'altra parte. Però devo saperlo, che non ci posso entrare bello bello con portatile, perché soffrendo, no? E sta brutto, ecco. Comunque, la licenza la trovate tradotta comodamente in italiano, potete selezionarvi qui, se magari prima non l'avete selezionato, o se per sbaglio, per disgrazia avete selezionato le altre lingue stravaganti, potete comunque riselezionarvi la lingua di installazione, la lingua della tastiera, e poi avete la solita area per provare la tastiera e vedere che il layout sia quello giusto. Avanti. Ok, questa è una macchina virtuale con 2 giga di RAM e un paio di processori, sì, scheda video 64 mega, insomma una cosa veramente schifosa. Ok. A questo punto posso o dare avanti e quindi installare con i pacchetti che sono presenti nel DVD, oppure se so già che magari ci sono dei repo aggiuntivi che voglio mettere, o magari su supporti esterni tipo su chiavetta ho dei repo con altre applicazioni, posso utilizzare queste due spunte per decidere eventualmente di installare qualcosa di differente. Okay. E qui abbiamo le solite partizioni. Ecco, fai vedere questa cosa. Le grandi. Ok, allora rispetto a prima l'hanno sistemato un po' meglio il partizionatore, è un pochino più intuitivo. Come tutti i gestori di partizioni ha i suoi pregi e i suoi difetti, in qualche modo stiamo mettendo mano alle partizioni, quindi dobbiamo più o meno sapere che diavolo vogliamo fare. No, infatti le partizioni erano solo queste, non mi sembrava. Quindi normalmente il quanto gli avevo dato di disco? 40. So. Sì, mi sono 40. Sì. Basterebbe leggere, vabbè. Ok. Praticamente io ho una partizione che non è home, io di solito ho una parte del disco che la uso per i dati. E faccio la partizione, installare il sistema con la partizione home intera. E in questo caso devo, beh, parte lo svolgo. Lì c'è la barra home che lascio, che conviene sempre a fare la stessa cosa, cioè lascio la partizione di root e lascio una disk, lascio dall'altra parte partizione di disco fuori. Gusti, è veramente gusti personali. Io preferisco tenermi la home separata, perché così oltre ai dati ho anche le eventuali configurazioni delle applicazioni. Cioè, se vuoi cancellare la home ad esempio, se vuoi tenere solo la root e la sotto. Sì, cioè, posso anche fare una partizione unica, non è che... Sì, no, tanto per vedere destro, sposto, ridimensiono, modifica e poi qui vado a scegliere che cosa fare e come farlo, cioè, volendo potrei fare. Ma no, l'utente normale casalingo. L'utente casalingo non vede questa, ma nella schermata di prima ha questa già configurata. Sì, no, beh. Ma si va dentro la configurazione delle partizioni. No, era per il sistema. Sottovolume parli, ricordate, squalo. Scusa? Una partizione con sottovolume. No, è una directory. L'Fi System è sempre la root. No, eccola, le partizioni sono fatte così. Hai una partizione di swap, una partizione root, una partizione home. Poi la dimensione se la prende lui in automatico. E vabbè, la macchina aveva 2 giga di RAM e quindi ha preso 2 giga per la swap, anche perché sono 40 giga di disco, se ne prendo 4 giga per la swap, ciao. E poi più o meno fa un bilanciamento fra quella che è la dimensione minima per la root. E allora normalmente se faccio un'installazione bella completa con KDE e tutto il resto, almeno 5 giga di root insomma mi servono, se no sto sui 3 giga,
Poi se vado a limare ancora di più posso scendere, però un minimo anche di spazio per avere gli aggiornamenti, ok, me lo devo lasciare. Quindi di solito almeno una quindicina di giga per la root ve li consiglio, così almeno state tranquilli. Poi dipende da quanto spazio disco avete, questo è chiaro. Capisco perché facciate separare, cioè due diversi, un BTRFS per la root e un XFS per la root. Cioè, questa cosa lì è un po' ambigua. No, cioè, va bene, nel senso che... Perché forse il BTRFS è più... Sono due fasciste diversi, con le loro caratteristiche. Il TRFS è un po' più in fase sperimentale, che il SAP, correggimi se sbaglio, il SFS forse un po' più stabile, però... Sono due file system. Sai, sul tipo di file system, onestamente anche questa è un'altra di quelle cose dove hai la scuola che ti dice se fa così, l'altra che... No, è... Non so esattamente perché abbiano deciso, optato per B3FS, per le root e XFS. Ah, forse ho capito perché. Perché c'è la boot là dentro. C'è la slash boot là dentro. E XFS mi sa che non è supportato sulla slash boot. Aspetta. Forse per quello. Te lo dico subito, comunque sì, penso che sia quello. Hai ragione. Perché? Sì, guarda, prova a cambiarlo, prova a fare una modifica. Sì, in realtà la boot non mi pare che te lo supporti. Prova a fare boot XFS, vediamo. Ma anche a me non lo supportasse, però. No, ma secondo me se tu gli metti XFS e fai fine, non te lo fa fare. Penso, eh. No, l'ha preso. Ha preso? Ha preso uno solo dei parametri aggiuntivi che poi si salva in setup. Non lo so. Devo andare a cercare questa cosa. Sì, allora, quando fate il partizionamento avanzato ovviamente metteteci testa e per ogni partizione che state andando a creare potete scegliere il punto di montaggio che gli volete assegnare, potete scegliere il tipo di file system oppure potete dirgli se magari state riciclando una vecchia home di non formattarla, se no ciao, è stato bello, addio. Per le partizioni che non sono di boot potete anche cifrarle, la boot non può essere cifrata. Se adesso tu clicchi non formattare la partizione, perché c'è una finestra sotto? Perché ti permette di selezionare il tipo di file system della partizione che stai andando a prendere. E già io ho già le XT4 su quella partizione che non posso mandare. E allora dovrei venire fuori lì. Cioè se io ho una partizione XT4, non voglio formattare, allora, fuori su quella. Quello lì è l'ID che dai all'FD, dai in fase di formattazione. Quando fai FDisk e crei partizioni, quello lì è l'ID. Sì. Semplicemente. Sì, e qui mi fa scegliere qualunque cosa perché è un'installazione nuova, però in realtà se ho già un'installazione su posso importare i punti di montaggio e magari posso selezionare cosa voglio che venga formattato e cosa no. Però gli devo dire che diavolo di file system c'è sotto. Nella situazione di un dual boot con un preesistente Windows, la boot io per il qui a vivere di la solito boot in automatico la boot sì se vuoi la sì. Boot EFI o devi flaggare qualcosa, devi dirgli qualcosa. Allora lì la risposta corretta è dipende, perché UEFI se vuoi boot è sempre un mistero, dipende, trovi delle macchine che installi tranquillamente, altre che devi picchiarle a martellate e testate come per le schede video. In generale però se la macchina non è esoterica ti rileva tutto e puoi decidere di montarla automaticamente, puoi dirgli di montarla manualmente quando ci clicchi sopra, decidi te insomma come configurarla. In ogni caso io di solito per il qui a vivere metto sempre prima Windows e poi Linux, poi c'è chi fa cose diverse ma no, io no.
Ok, se ci fossero magari particolari opzioni da passare anche a livello di FS Tab, le potete fare qua direttamente. E quindi qui chiaramente dipende anche dalle opzioni che volete aggiungere voi. Magari, non so, per la home che gli mettete, che è montabile dall'utente, no, vabbè, magari la home no, la home è dell'utente, ok. Insomma, qualche però partizione di dati. Partizioni, magari partizioni Windows. Se uno vuole aggiungere manualmente da FS Tab, sì, le flag lì in automatico. Esattamente. Quindi queste le mettete in FS Tab, mentre le altre quando formattate in teoria non danno nessuna opzione la configura che viene sempre montata. No, tu hai una partizione di dati formattati in NTFS, ad esempio, dove metti i dati che ti serve per passare i dati da Windows a Linux. Se le vuoi montare in automatico l'accensione, selezioni la partizione NTFS e la flaghi come montato automaticamente. Gli aggiungi il punto di montaggio, gli dici che magari è una, non è una Linux ma è una NTFS, e poi gli passi montabile dall'utente o non lo so, quello che se magari utilizzi la quota perché è una macchina, è un server dove ci accedi a tipo, che ne so, puoi utilizzare anche la quota. Cioè, quando vai a montare quella partizione dei dati ti chiede la password di amministratore, giusto? Se invece le aggiungi a FS Tab, non te la domanda, è già montata in automatico. Se gli dici che però è montabile dall'utente. No, se è montabile dall'utente penso che ti domanda la password forse. No, se è montabile dall'utente no. Allora sì, bisogna flaggare lì. Sì. Cioè. E se volete fare partizioni cifrate lo potete fare, non lo potete fare per la partizione di boot. Se lo fate ricordatevi la password perché... Ciao, è stato bello, addio. No, quindi scusa, no, per complicato. Sì. Da... Sì, quindi. No, non so. No, ecco, insomma, poi suggerimento che mi arriva da una brutta esperienza. Quando cifrate, ma non perché era open source, ma in generale, quando cifrate le partizioni scegliete delle password che non contengano simboli speciali, perché se disgraziatamente il PC va preso un altro layout e non ve ne accorgete, magari pensate di aver dimenticato la password, invece la password è la giusta. E poi varrendete e piallate il sistema, e invece no, ecco. Fatto, per fortuna non c'era tanta roba dentro, avevo qualche backup, però non va fatto. Il pizzino sotto il portatile, esatto. Quindi selezionate, configurate le partizioni come volete, e poi potete utilizzare per modificarle, se partite da una configurazione già esistente, ci fate destro sopra e poi gli date elimina, ridimensiona, insomma sposta, un partizionatore, niente di che. Altrimenti potete andare anche dall'albero di sinistra e selezionare i dischi presenti e decidere come andarli poi a formattare. Avete anche il grafico dei dispositivi che vi mostra, carinissimo. Vabbè, utilità anche no, però fa molto figo avere. Ora, per una cosina così banale in macchina virtuale lascia il tempo che trova, però magari per partizionamenti dove avete volumi logici dentro, cose un pochino più articolate, magari può essere utile per venirne a capo. E questo invece vi dà l'ordine dei montaggi. Io qui avevo soltanto la root e la home e poi c'era la swap. Volendo lo potete anche salvare, il fanatismo non ha limite. Ok. E ok, dal riepilogo vi mostra le informazioni che vi aveva scritto nel log precedente prima di entrare nel riepilogo esterno. Tutto quello che deve fare prima per affrontare. Esattamente. Quando viene salvata
E poi potete andare a configurare delle impostazioni generali. Quando la macchina cresce. E quindi vedete che ad esempio qui potete dirgli di non utilizzare il CFS come fa il sistema predefinito, gli dite come andare a indicare i dispositivi nell'FS tab, quindi con l'UID, con i dispositivi, insomma quello che volete. Scegliete voi quindi quali sono le opzioni, le configurazioni predefinite per il partizionamento. Scusa, come ho usato il DTRFS, vedevo che c'erano un sacco di sottovolumi, una copia, un byte, ma cos'è che fa il DTRFS? Occupa tutto lo spazio che c'è a disposizione? No, in realtà sì, non è così banale. In realtà ti permette di gestire la partizione in modo contenitore. Fai un contenitore, sì. È un po' un volume manager, un po' come l'LVM, molto sì, simile. Ci si avvicina. Però non così specifico, nel senso che no, correggimi se sbaglio, perché più partizioni su dischi come per insieme. Non si chiama proprio partizioni, è un altro sistema. È un albero, è esattamente un albero. Devi immaginare il file system fatto come l'albero visto dal punto di vista informatico, chiaramente, e utilizza poi una serie di algoritmi di ottimizzazione della gestione dei file, dell'accesso ai file, dello spostamento che potresti fare dei file. Molto più efficienti di quello che è il classico oddio come si chiama? Grazie, ext. Va bene, cioè, l'ho usato fino all'altro ieri, anzi lo uso tuttora in alcune partizioni, non mi veniva il nome. Comunque, sì, lavori sicuramente moltissimo di ottimizzazione e poi hai un numero di una dimensione di file gestibili che non è minimamente paragonabile con gli altri file system. È veramente potente, inizia a diventare stabile. Sì, no, ma arriva, ripeto, arriva questo file system da un file system uscito negli anni 80, ok, di cui hanno rilasciato i codici sorgenti 5-6 anni fa, e da lì è nato il BTRFS. Sì. Ma è un file system che è nato negli anni 80 con i sistemi digital, per cui una roba. Beh, non è a fatale, insomma. Come tutti i file system ha dei vantaggi. Allora, su un PC di casa non te ne accorgi, però su una macchina che ha 100 dischi, sì, devi aggiungere il 101esimo, lo fai a caldo, cioè senza spegnere il server, sì, prendi il disco, lo infili dentro, lo fai anche con l'LVM, però lavori più di device. Sì, esatto. In questo caso invece... Lì è il file system che non fa una piega. Prendi il disco, lo butti all'interno del contenitore, lo automaticamente se lo alloca e si espande i dati, cioè sì, fa una roba più automatica. Sì, probabilmente per la macchina così non vedi tantissimo la differenza, però... Se hai macchine con tanti dischi... Sì. Lì fa la differenza, perché potremmo usare la serata che chiacchieriamo e che è prevista fra qualche mese, non so, per parlare di file system. C'è un articolo di Linus Pro sui vari file system. Sì, si può parlare qui. Sicuro, però ti porta il computer, che fa anche un po' con GFS, cioè se la stanno giocando tra lui, sì, ZFS, eccetera. Sì. In realtà era interessante anche Riser FS, solo che poi ce l'hanno arrestato. Veramente. Vabbè, sai, sono scappate quelle, non mi ricordo quante coltellate la moglie. Il sistema era promettente. Sta un attimo in gabbia, ecco, il problema è solo quello, piccolissimo dettaglio. Ok, va bene, ipotizziamo che ci piaccia. Ok, avanti. Fuso orario. Sì, beh, di solito becca correttamente il fuso. In ogni caso dateci un'occhiata e decidete
se volete lasciare il, l'orologio sul PC o se lo impostate a mano, vedete voi. Mm-hmm. Ok. Altre impostazioni immagino si rende. Altre impostazioni sì, ti permette, sì, hai ragione, scusami, ti permette di selezionare o manualmente l'orario oppure di scegliere qual è il server per la sincronizzazione. Va bene così. Ok. E qui scegliamo l'ambiente. Qui oltre al nome c'è. C'è XFCE che comunque fa, fa il suo lavoro, LXDE, un X minimale e l'altro senza, senza interfaccia. Sì, LXDE prometteva bene, peccato che si siano un po' persi gli sviluppatori perché in realtà era... carino, esteticamente gradevole, veloce, snello, quindi su macchine un po' meno prestanti sia XFCE sia LXDE erano una valida alternativa. Adesso sì, lo stanno aggiornando, però manca, manca qualcosina. XFCE effettivamente è più completo. C'è, quindi di solito se, se avete macchine un po'... molto più stabile. No, ma anche a livello di gestione, di, a livello di interfaccia, con XFCE ci sono più, più applicazioni disponibili per la configurazione sì, della, del sistema. Sì. Poi, no, il terminale sì, si fa tutto, ci mancherebbe un minimo.